Gaffe clamorosa alla volta buona. Nella puntata di oggi, venerdì 18 ottobre, la conduttrice Caterina Balivo ha dedicato ampio spazio a Mike Bongiorno. Il 21 e 22 ottobre uscirà infatti su Rai 1 una miniserie dedicata al presentatore. E per celebrarlo a dovere sono state invitate in studio alcune sue vecchie conoscenze. Come l'ex vallette Miriana Trevisan e Susanna Messaggio e l'ex concorrente di Rischia Tutto Giuliana Longari. Proprio quest'ultima, durante un fuori onda in cui venivano mostrate immagini di Mike e Valeria Marini, si sarebbe lasciata scappare un commento che ha suscitato l'imbarazzo di tutti i presenti, compresa un'allibita Balivo. Vediamo qui sotto i dettagli. La volta buona, la gaffa imbarazzante su Valeria Marini di Giuliana Longari, il bello della diretta, in fondo. Anche alla volta buona, storico programma del pomeriggio di Rai 1, ogni tanto capitano degli imprevisti. E oggi è stata la volta di uno scivolone clamoroso ai danni di un'incolpevole Valeria Marini. Ma andiamo con ordine. In studio si parlava della serie Mike, tributo a Mike Bongiorno che andrà in onda il 21 e 22 ottobre prossimi. Per questo la Balivo si è collegata con la Festa del Cinema di Roma, dove ha scambiato due chiacchiere con l'attore che interpreta Mike, Claudio Jo. A seguire sono arrivati in trasmissione alcuni ospiti legati alla carriera del grande presentatore. Le ex vallette Miriana Trevisan e Susanna Messaggio, ma anche la famosa signora Longari, protagonista del quiz Rischia Tutto negli anni 70. Ed è qui che la situazione si è complicata. La Balivo ha iniziato a mostrare alcune clip risalenti alla partecipazione della Longari, ma anche un video che si è concluso con una scena del Festival di Sanremo 1997, dove Mike Bongiorno era affiancato da Piero Chiambretti e Valeria Marini. Al rientro in studio, tuttavia, la signora Longari non si è accorta che il filmato fosse finito e si è lasciata sfuggire una frase infelice all'indirizzo di Valeria Marini. La reazione imbarazzata di Caterina Balivo, "Era ancora una bella donna", ha commentato ad alta voce Giuliana Longari. Adesso sembra la strega di Biancaneve. A questo punto la Balivo, allibita, è intervenuta per limitare i danni. "Siamo tornati in diretta, lo dico per lei se sembrava poco carino verso un'altra donna. Stavo spettegolando", ha poi ammesso la Longari ridendo. Ma ormai il danno era fatto. Ora si attende soltanto la possibile e plausibile reazione di Valeria Marini, mentre i social si sono già scatenati con i commenti più disperati.